Video News di martedì 1 ottobre 2024. I titoli: arrestato per estorsione il boss che da anni viveva a Civitanova Marche. Altri 300.000 euro per progetti di ricostruzione a Ascoli e Macerata. Scollinare Film Festival, tutto pronto a Tolentino. Infine, per lo sport, calcio, tegola pesantissima sulla Civitanovese. Bentrovati, apriamo come sempre con la cronaca strattona. Una ragazza la fa cadere a terra per rubarle il cellulare. Arrestato un cittadino tunisino di 36 anni. L'uomo irregolare sul territorio nazionale senza fissa dimora è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Civitanova Marche. Dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni personali ai danni di una ventenne residente in provincia di Fermo. Restiamo a Civitanova Marche perché Salvatore Annacondia, noto come Mano Mozza e protagonista anche di alcuni servizi delle Iene, è stato arrestato per estorsione. L'ex boss, stabilitosi ormai da anni a Civitanova Marche, è ritenuto autore di diversi omicidi a seguito della richiesta di un'ingente somma di denaro a un imprenditore del Fermano. Avrebbe minacciato di morte l'uomo e la sua famiglia. La vittima, terrorizzata, non si è fatta intimidire e ha subito contattato la questura di Fermo, che ha organizzato un'operazione per incastrare Annacondia, che si trova ora quindi in carcere. E invece andiamo a Camerino. Si svolgeranno domani, mercoledì 2 ottobre alle 10.30, nella Basilica di San Venanzo, i funerali di Desi Ronconi, la 37enne morta lo scorso 26 settembre in un terribile incidente stradale lungo la Carrareccia nel territorio comunale di Macerata. La giovane, lo ricordiamo, ha lasciato anche una bimba di soli 7 anni. E cambiamo decisamente argomento perché si sono svolte in questi giorni le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali. Vediamo com'è andata nelle Marche. Formati i nuovi consigli provinciali delle Marche. Dopo le elezioni di ieri si è proceduto alla proclamazione degli eletti. A Ancona, nello specifico, il responso delle urne vede la lista Ancona Provincia di Tutti al 50,35%, Unione Democratica del Centro-Sinistra invece raggiunge il 49,65%. A completare il nuovo Consiglio Provinciale di Ancona, il presidente Daniele Carnevali, sindaco di Polverigi, eletto nel 2021 e in carica fino a dicembre 2025. A Pesaro Urbino 6 consiglieri per ognuna delle due liste, la Casa dei Comuni Provinciale 2024 e la nuova provincia Pesaro Urbino. A presiedere la nuova assise resta Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano, presidente di provincia da gennaio 2023, in scadenza a gennaio 2027. A Fermo, Intesa per la provincia centro-sinistra conquista 2 seggi con 86 voti assoluti. Per il centrodestra 301 voti assoluti con il 75,61% e sono 8 i seggi. Ai 10 rappresentanti del nuovo consiglio si aggiunge Michele Ortensi, sindaco di Montegiorgio, presidente della provincia di Fermo nel 2021 con mandato in scadenza a dicembre 2025. A Ascoli Piceno la maggioranza dei seggi va a Insieme per il Piceno per il centrosinistra, 5 i consiglieri eletti, mentre sono 4 alla lista all'altra provincia per il centrodestra, un seggio alla lista Noi al Centro. Completa il consiglio il presidente Sergio Loggi, sindaco di Monteprandone, eletto nel 2021 e in scadenza di mandato a dicembre 2025. A Macerata, una provincia per tutti del centro-sinistra ottiene 4 seggi: Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto, Stefania Stimilli, consigliere del comune di Porto Recanati, Narciso Ricotta, consigliere del comune di Macerata, Richard Dernoschi, consigliere del comune di Potenza Picena. 6 seggi alla lista Centrodestra Macerata: Vincenzo Felicioli, sindaco del comune di Fiuminata, Tiziana Gazzellini, consigliere del comune di San Severino Marche, Pierfrancesco Castiglioni, consigliere del comune di Macerata, Luca Buldorini, consigliere del comune di Appignano, Giorgio Junior Porlastrelli, consigliere del comune di Civitanova Marche e Sandro Montacuti, consigliere del comune di Macerata. 2 seggi alla civica Provincia al Centro,
Uno scranno a Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, e Claudio Carbonari, consigliere del comune di Macerata. A presiedere il nuovo consiglio, Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, eletto nel 2021, che rimarrà in carica fino a dicembre 2025. Sul voto per rinnovare i consigli provinciali nelle Marche, il risultato dal punto di vista del centrodestra è molto soddisfacente, lo ha detto il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli sui risultati delle ultime votazioni provinciali. Se si fosse votato per il rinnovo dei presidenti, il centrodestra, ha aggiunto, avrebbe vinto su 4 delle 5 province. Questo è un dato aritmetico molto importante che non può essere sottovalutato. E sulle parole del presidente Acquaroli e anche quelle del presidente della provincia Sandro Parcaroli, il centrodestra poteva andare anche un po' meglio, ma comunque sono soddisfatto, si conferma l'amministrazione uscente che resta forza di maggioranza. Queste appunto le parole del presidente Sandro Parcaroli, che ha così visto rinnovata la propria maggioranza in provincia. E dalle elezioni in provincia andiamo invece a parlare di sisma e ricostruzione, perché ci sono altri fondi stanziati per il territorio. Vediamo il servizio. Avanti con la progettazione di una serie di opere nelle province di Ascoli Piceno e Macerata. Si tratta di interventi legati alla messa in sicurezza o ricostruzione di edifici pubblici, per i quali sono stati trasferiti all'USR con decreto oltre 300.000 euro. A firmare i decreti il commissario Guido Castelli. Sono ottime notizie che danno il senso dell'avanzamento capillare su tutto il territorio regionale, commenta il commissario Castelli. Insieme al presidente Francesco Acquaroli e all'ufficio speciale ricostruzione abbiamo impostato un flusso di lavoro che sta portando frutti ogni giorno in termini di sblocco della ricostruzione pubblica, con opere essenziali per la piena ricomposizione del tessuto urbano e dei nostri borghi. Nel dettaglio, in provincia di Macerata, per il comune di Pioraco sono stati assegnati circa 76.000 euro, con un trasferimento immediato di 38.000 euro. Gli interventi riguardano la realizzazione di interventi pubblici di mitigazione del rischio. A Monte San Martino, invece, sono stati trasferiti in acconto i primi 50.000 euro per il Palazzo Municipale. A San Ginesio, per interventi di mitigazione nella frazione della Rocca Colonnalta, sono stati assegnati 160.000 euro, con un trasferimento immediato di 80.000 euro. In provincia di Ascoli Piceno i trasferimenti riguardano invece il comune di Montegallo. Per il civico cimitero di Castro è stato trasferito il primo acconto di 36.000 euro. Infine, per l'edificio centro aggregazione è stato stanziato il primo acconto di 116.000 euro. Restiamo nelle zone del cratere sismico. Il prossimo 3 ottobre alle ore 12 al comune di Ussita si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Territori Forti e Fluidi, giornate itineranti per scoprire e vivere il territorio. Protagonisti i comuni di Ussita, capofila del progetto, Castel Sant'Angelo sul Nera, Montecavallo, Serra Petrona, Valfornace e Visso. Dal 6 ottobre al 3 novembre percorsi naturalistici, enogastronomici ed artistici per valorizzare luoghi e persone. E un pubblico d'eccezione invece in piazza Umberto I a Belforte del Chienti ha fatto da contorno ai gruppi comunali di protezione civile di Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serra Petrona. Con la responsabile Tamara Carducci e altri rappresentanti dei quattro comuni, la protezione civile è stata presente all'evento Un Belforte in gioco. È stata l'occasione per presentare ai bambini e alle loro famiglie le attività della protezione civile in caso di calamità naturali, soprattutto terremoti ma anche alluvioni e incendi boschivi. E dal lavoro della protezione civile andiamo invece a quello degli agricoltori, con un appuntamento importante alla Badia di Fiastra. Vediamo. Alla Badia di Fiastra è stato illustrato il programma dell'edizione 2024 di Agricoltura in Festa, Festa Nazionale di Copagri e Festa Nazionale di Anaprobio, con le bioeccellenze delle regioni d'Italia. Siamo stati, io dico, fortunati e anche contenti e orgogliosi che
La Copari e l'Associazione Anaprobio ha scelto ancora una volta le Marche come sede di questo evento nazionale. Siamo contentissimi, siamo orgogliosi. Naturalmente è un percorso non facile fare, perché torniamo adesso freschi freschi da G7 a Siracusa, quindi siamo stati sempre impegnati al 100%, però siamo contenti e stiamo cercando di fare una due giorni molto importante per cercare di portare l'agricoltura in mezzo alla gente, cercando di festeggiare per quello che si può festeggiare, ma di mettere in campo tutta la passione che abbiamo noi agricoltori, perché abbiamo veramente voglia di far sapere a tutti quello che c'è dietro al mondo agricolo, che c'è il sapere, c'è sofferenza, c'è tantissime cose, e lo vogliamo dire un po' a tutti. Ecco, in questi due giorni sarà una vetrina per metterci in mostra con tutti i nostri prodotti, con tutte le nostre informazioni, con i laboratori, con la degustazione. Vogliamo contrarre il consumatore, perché il consumatore è quello che fa il nostro mercato, e quindi questi due giorni servirà proprio a questo, con tantissimi eventi. Quest'anno abbiamo cercato di focalizzarsi su due temi importanti. Uno è quello del biologico. Le Marche capofila con il distretto del biologico in Europa per ampiezza, per questo tipo di attività. Abbiamo un'associazione nuova dell'Anaprobio che raccoglie tutti i produttori iscritti a Copari che fanno agricoltura biologica, quindi hanno scelto di fare questa vetrina di bioeccellenza, quindi 16 regioni da tutta Italia verranno qui nei locali della Badia e faranno una sorta di esposizione con degustazione, con informazione da poter dare a tutti i consumatori che verranno a trovarci. Un altro tema importante è quello della figura dell'agricoltore. Oggi l'agricoltore è un po' il custode del territorio, il custode dell'ambiente, è colui che riesce a mantenere questo panorama come una natura morta, come un giardino da poter tutelare e da poter far ammirare non solo l'agricoltore stesso, ma tutti coloro che vivono, quindi diciamo anche una funzione pubblica su questo tema. L'evento è un evento nazionale, come sapete, quindi è un grandissimo evento. La mia proposta di legge ha come obiettivo quello di far conoscere le tradizioni e i prodotti tipici ai bambini delle scuole. Quindi ecco, io credo che dal 2025 possa essere approvata e diventare operativa. Questo a dimostrazione della nostra vicinanza nei confronti del mondo agricolo e, ripeto, delle nostre tradizioni. Ospitiamo veramente con molto piacere questa manifestazione e ci è piaciuto soprattutto il valore aggiunto che porta dietro, ovvero il fatto di avere come filo conduttore, un filo conduttore molto importante e interessante, che è rappresentato alla figura dell'agricoltore come custode del territorio. Questo ruolo che qui alla Badia abbiamo sempre conosciuto e visto direttamente è anche grazie soprattutto all'attaccamento, all'amore e al rispetto che gli agricoltori che operano qui hanno sempre avuto nei confronti del territorio, che la Badia di Fiastra è riuscita a conservare pressoché intatto fino ad oggi il patrimonio ambientale, vegetazionale e paesaggistico che l'ha sempre caratterizzata. Ci fa piacere che sia stata scelta la Badia di Fiastra, che sappiamo che ricade in parte sul comune di Tolentino, una festa nazionale della Copagri, che ricordiamo è un'importante confederazione di agricoltori che sono nelle Marche a circa 5.000 associati. Saranno due giorni molto interessanti, dove al di là dei convegni, dove naturalmente si parlerà del settore, quindi delle possibilità e delle occasioni a livello nazionale e regionale, ci saranno importanti momenti di confronto, e soprattutto ci fa piacere perché si parlerà di un settore, quello dell'agroalimentare, che è un settore importantissimo a livello economico. L'altra tematica che si svilupperà in questi due giorni sarà quello del biologico, che ricordiamo è un modello molto importante per sostenibile naturalmente a livello di produzione, ma che consideriamo che sia anche un modello molto importante di sviluppo per queste aree. Dalla Badia di Fiastra ci spostiamo di pochissimi chilometri per arrivare a Tolentino, che si prepara ad accogliere la seconda edizione dello Scollinare Film Festival, un evento che promette di trasformare il centro storico della cittadina marchigiana in un palcoscenico per il cinema. Dal 4 al 6 ottobre 2024 il festival, ideato da Leonardo Accatoli, Damiano Giacomelli e Maurizio Petrini e organizzato dalle associazioni Officine Mattoli con la collaborazione del Comune di Tolentino, Regione Marche, Yuk Film, D-Book Produzioni, Associazione Il Cielo Sopra Berlino, Associazione Borgo Futuro, Green Room Pub e Magma, Associazione Distesi Film Project, celebra la magia del cinema
come arte condivisa e accessibile a tutti. E non ci spostiamo da Tolentino perché lo scorso fine settimana la città ha ospitato la professoressa Giovanna Grenga. La presenza del sindaco Mauro Sclavi, del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Massi, del sindaco di Camporotondo Massimiliano Micucci, del consigliere comunale Marco Belli e del presidente del Circolo Culturale Tullio Colsalvatico, la professoressa Grenga ha portato i saluti di Angelica Edna Calolivne, figlia di una famiglia ebrea salvata proprio dal poeta Tolentinate dai rastrellamenti nazifascisti, lanciando quindi anche l'idea di creare un giardino dedicato ai giusti dell'umanità. Ancora a Tolentino è possibile iscriversi ai corsi dell'Uni3 per seguire uno dei tanti corsi o laboratori promossi per il nuovo anno accademico 2024-2025. Ne abbiamo parlato nei nostri studi con la presidente Mirella Valentini. Qui con noi quest'oggi c'è ancora una volta Mirella Valentini, presidente dell'Uni3 della città di Tolentino, con cui parliamo della differenza sostanziale che c'è tra le Uni3 e le altre associazioni che possono essere definite simili ma che non si fregiano di questo logo così particolare. Perché, Mirella, c'è questa differenza? Dunque, poi alla fine vi dirò del logo. E io, senza niente togliere alle altre associazioni che non sono Uni3, che sono benemerite come le Uni3 perché fanno un gran servizio sociale, devo dire che c'è una grande differenza, perché l'unione fa la forza. Le Uni3 in Italia sono più di 350, nelle Marche sono 15, la maggior parte in provincia di Ancona, in provincia di Macerata c'è solo Tolentino, ci sono solo Tolentino e Civitanova. Qual è la cosa che le distingue dalle altre? È università delle tre età, cioè fanno iscrivere non solo gli anziani, ma anche i giovani, tutti i giovani che vogliono a partire da 18 anni. Perché questo mettere insieme giovani, meno giovani e anziani, perché abbiamo anche la seconda età, sarebbero poi quelli che vanno in pensione e, sentendosi spiazzati, vogliono bene usare il loro tempo libero. Allora, queste tre età insieme fanno un lavoro sociale straordinario, perché sempre c'è, magari subito il primo mese no, il dialogo, il colloquio, lo scambio di esperienze, specialmente nei laboratori, dove magari i più anziani che frequentano da tanti anni danno delle dritte agli altri, e i giovani danno entusiasmo, passione, quando questa viene si affievolisce con l'età. Quindi è una cosa bellissima vedere questi dialoghi di queste tre età. Adesso vi spiego il logo come è fatto. Allora, c'è una grande U che emerge dal logo. Questa U significa universalità, umanità e umiltà. Allora, universalità, capite, c'è un Uni3 anche a Buenos Aires, in tutta Europa, è l'associazione, come ho detto, più forte, quella di Torino, che aggrega tante altre sezioni staccate, associate, insomma. Quindi universalità è quello, e umanità perché noi diciamo, constatiamo che la cultura va inserita su una base umana forte, florida, convinta, se no non regge, non è niente, è arida. E umiltà perché l'Uni3 fa dei proseliti, chi si iscrive all'Uni3 può diventare protagonista, perché aiuta nei corsi, assiste, sta in segreteria, può fare, può accompagnare alle visite guidate, mille cose. Si diventa protagonisti, però bisogna essere umili, dimenticare se siamo stati importanti prima di inserirci nell'Uni3. Bisogna essere umili perché si fa un servizio.
Grande successo per la quarta edizione del Social Festival che sabato 28 settembre ha visto in Piazza della Libertà la partecipazione di studenti, insegnanti e famiglie. Illumina la mente è stato il titolo del progetto promosso dal Comune di Macerata, assessorato alle politiche sociali in collaborazione con Life Addicted e Clorofil, che quest'anno ha avuto come temi principali il web, i social media e l'intelligenza artificiale. Il grande successo del Social Festival ci ha permesso di dialogare con i giovani e per i giovani all'interno di un contenitore dedicato interamente a loro e al mondo del web. Queste le parole del vice sindaco e assessore alle politiche sociali del comune di Macerata, Francesca D'Alessandro. E da Macerata andiamo invece ad Ancona, nuova location per la mostra fotografica Go World Antartide, scatti dalla fine del mondo. 28 fotografie di Sergio Pitamiz dedicati al Polo Sud. Dal 1 ottobre al 30 novembre sarà infatti l'aeroporto di Ancona Raffaello Sanzio a ospitare la mostra, allestita nell'area antistante sia il padiglione partenze che quello degli arrivi. E questa era la nostra ultima notizia per quanto riguarda le video news. Prima dello sport andiamo a vedere che tempo farà per la giornata di domani. Il meteo per martedì 2 ottobre 2024, cielo nuvoloso, nel pomeriggio sera brevi piovaschi sparsi, temperature in aumento nei valori minimi e stazionarie nei massimi, venti moderati, mare da mosso a poco mosso.